Vinitaly, 50 anni e non sentirli. Taglio del nastro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Olio, in un settore tra crisi e polemiche, dalla Puglia soluzioni e iniziative per tutelare produttori e consumatori. Una su tutte il premio Biol, un evento internazionale che da 21 anni promuove l'olio extravergine d'oliva biologico. Turismo in Puglia, buoni risultati nei primi weekend di primavera, merito anche delle giornate FAI che hanno risvegliato la voglia di cultura. Ora andiamo nella città di Giulietta per scoprire come la Puglia vitivinicola si sta preparando alla kermesse veronese. Let me tell you the story of that guy. 50 anni e continua a crescere e a celebrare il suo compleanno quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È Vinitaly, la prima fiera mondiale sul settore vitivinicolo. Per l'edizione 2016 la più ricca di sempre, con 4.100 espositori e oltre 100.000 metri quadrati di superficie utile. Tanta l'attesa di pubblico, aziende e addetti ai lavori per la kermesse veronese che nel padiglione 11 ospiterà, come di consueto, la Puglia Vitivinicola, che ha celebrato lo scorso anno, proprio nella città di Giulietta, un'annata straordinaria. La soddisfazione dei produttori che hanno stretto mani, stappato bottiglie ed esibito meravigliose sfumature di colore sotto le luci dei propri stand è stata il preludio dei dati ufficiali che hanno confermato una presenza di oltre 50.000 visitatori nell'area dedicata alla Puglia. Tutto ciò grazie a un impegno che ha reso viva e stimolante l'attività del padiglione. Nello spazio Enoteca, curato dai sommelier dell'AIS, che hanno servito 3.000 visitatori proponendo circa 1.000 etichette, o nelle degustazioni alla cieca organizzate dall'ONAV, alle quali hanno partecipato ben 500 persone. Nell'area Cooking, dove Puglia Expo ha curato l'abbinamento dei vini dei produttori del padiglione con le talentuose preparazioni degli chef, o nell'area Slow Food, che ha coinvolto oltre 400 persone negli accostamenti tra vitigni autoctoni e presidi di Puglia. Negli altri spazi, dove la creatività delle aziende e il supporto delle istituzioni ha confermato la capacità di fare sistema per permettere un balzo in avanti del vino pugliese nel mercato mondiale. Un risultato che non potrà essere disatteso per l'edizione 2016, che richiederà un impegno ancor più strutturato e di qualità, con un occhio di riguardo a un altro comparto vitale per l'economia agroalimentare pugliese, quello dell'olio, che sarà presente in concomitanza con Vinitaly negli spazi di Fiera Verona a Sol e Agrifood, la rassegna internazionale dell'agroalimentare di qualità che promuove l'eccellenza olivicola sul mercato nazionale ed internazionale. Un appuntamento dedicato al settore oleario, sul quale, nelle ultime settimane, sono stati puntati i riflettori per il presunto colpo basso alla qualità delle produzioni locali da parte della Comunità Europea. A far discutere, il provvedimento che consente il via libera all'ingresso in Europa senza dazi fino al 2017 di 35.000 tonnellate all'anno in più di olio di oliva tunisino. Il problema dell'olio tunisino e dell'import di olio è un problema che ha da una parte una giustificazione di carattere diplomatico che noi rispettiamo ma non possiamo pagare di tasca nostra, dall'altra parte c'è la necessità di tracciare chiaramente l'olio italiano e impedire che quell'olio diventi italiano. L'olio tunisino, extracomunitario, quello italiano, quello pugliese, la grande biodiversità dell'olivicoltura italiana deve essere riconosciuta e tracciata. Una posizione chiara, quella della Confederazione Italiana Agricoltori, che a Lecce ha posto l'accento sulla necessità di impegnarsi maggiormente per garantire tracciabilità e chiarezza sull'indicazione di origine, per contrastare il fenomeno delle contraffazioni nell'interesse dei consumatori, che devono avere informazioni chiare e veritiere sui prodotti che acquistano, in un paese in cui l'olio, nella dieta mediterranea, è tanto utilizzato ma molto meno conosciuto. Di tracciabilità si è discusso anche a Bari con la presentazione del progetto In Oleo Veritas, che propone il primo sistema di tracciabilità analitica attivato in Italia.
tracciabilità non solo basata sullo scambio di documenti che attestano l'identità dell'olio, ma basata sul fatto che l'identità dell'olio viene accertata con analisi chimiche, quindi con prove oggettive e con misure riproducibili in qualunque parte del mondo. Una garanzia per il consumatore che però di fronte allo scaffale del supermercato dovrà porre maggiore attenzione alle informazioni riportate sull'etichetta e alle caratteristiche dell'olio che porterà a tavola, preferendo l'extravergine di oliva proveniente da zone geografiche certificate, con chiare regole riguardanti acidità e lavorazione. Spazio alla qualità dunque, alle aziende e alle iniziative che promuovono extravergine sempre sano, slogan che ha accompagnato la 21ª edizione del premio Biol ospitata quest'anno a Lecce. L'appuntamento, promosso dalla Camera di Commercio di Bari e dall'Assessorato regionale all'Agricoltura, ha reso la Puglia epicentro internazionale del movimento olivicolo biologico, con una kermesse che ha coinvolto stakeholder, pubblico e addetti ai lavori, con seminari di studio, mostre mercato e visite guidate. Organizzato dal CIBI, il Consorzio Italiano per il Biologico, il premio coinvolge ogni anno, oltre alle regioni italiane, paesi di vari continenti, richiamando piccoli e grandi produttori. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere l'olio extravergine e mantenere intatto il legame tra paesaggio e agricoltura, sostenendo la cultura dei paesi mediterranei. 401 gli oli iscritti, provenienti da 16 paesi, sul podio Toscana, Spagna e Puglia. Al primo posto, per la prima volta, un olio spagnolo insieme ad un olio toscano. È un olio spagnolo che è anche un olio biodinamico, a dimostrazione che anche quelli che adottano tecniche sempre più e ancor più restrittive di quelle che il regolamento comunitario del biologico impone, riescono poi a dare al prodotto una qualità che difficilmente si riesce ad ottenere diversamente. Sul gradino più alto, dunque, il fiorentino Guadagnolo della fattoria Ramerino e l'andaluso Picual dell'azienda Castiglio de Canena. Al terzo posto è Celso dell'azienda Andrese Agrolio, che si è aggiudicata anche il Biol Puglia e il Biol Coratina. La qualità degli oli pugliesi rimane e questa qualità deve essere siglata anche all'interno di una carta degli oli a cui come assessore al turismo mi impegno, perché è bello che chi si siede a tavola abbia contemporaneamente la carta dei vini e la carta degli oli, che insegna non soltanto quale olio è stato abbinato a quel cibo ma anche le sue proprietà. Ad aggiudicarsi il premio Biolpack, ovvero la migliore accoppiata etichetta packaging, lo spagnolo Soleale, grazie anche alla sua etichetta in braille, che ha prevalso sul portoghese Reserva de Familia e sul viterbese Tamia. Proposte, soluzioni e iniziative, tutte accomunate da un unico obiettivo, il rilancio della filiera olivicola e la promozione della qualità e dell'origine. Un percorso di valorizzazione condiviso anche nel recente piano olivicolo nazionale che per la prima volta ha destinato risorse interessanti al settore per incrementare la produzione, sostenere attività di ricerca e stimolare il recupero varietale, incentivando strumenti di aggregazione dell'offerta. 32 milioni di euro che consentiranno la riorganizzazione del settore e daranno un significativo sostegno, soprattutto la Puglia che negli ultimi mesi ha subito un danno d'immagine a causa del disseccamento degli ulivi causato dalla xylella fastidiosa, così come confermato dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Risorse che andranno ad affiancarsi a quelle stanziate per la Puglia dal PSR, Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, dedicato alla promozione dei prodotti agroalimentari e allo sviluppo delle aree rurali, presentato a Bari in occasione dell'insediamento del Comitato di Sorveglianza. All'ordine del giorno, l'approvazione dei criteri per la selezione delle operazioni finanziabili con il PSR, con politiche comunitarie più trasparenti per i beneficiari e l'opinione pubblica, e alcune priorità, innovazione, competitività, valorizzazione delle filiere alimentari, tutela dell'ambiente. 10,4 miliardi di euro assegnati all'Italia, seconda solo alla Francia. Di questi, ben 1,6 miliardi alla Puglia, che permetteranno a imprese agricole, giovani agricoltori e nuovi insediamenti di disporre di un sostegno economico per l'avvio delle loro aziende. Il tema dei giovani in generale per la politica è un tema centrale, quindi anche qui noi abbiamo risorse specifiche per fare in modo che ci siano dei nuovi imprenditori, che siano imprenditori giovani e che questi imprenditori che si avvicinano all'agricoltura lo facciano per vocazione, per volontà e non solo perché lo strumento finanziario agevola il passaggio semmai generazionale. Interventi per i giovani a favore dei sistemi di qualità, tanta cooperazione e più informazione e formazione. Un piano che incoraggia il ricambio generazionale e lo sviluppo delle attività agricole per scongiurare lo spopolamento delle aree rurali, vera ricchezza del pianeta Puglia.
E adesso scopriamo il risveglio della Puglia, le giornate FAI di primavera. Confermato il trend positivo che vede, negli ultimi anni, la destinazione turistica Puglia in costante ascesa sul mercato nazionale ed estero. Tanti i turisti che, nelle ultime settimane, hanno scelto il Tacco d'Italia per staccare dalla quotidianità, approfittando anche del weekend di Pasqua per godere delle splendide spiagge e dei meravigliosi borghi disseminati sul territorio. Sarà stata la magia dei riti della Settimana Santa o la voglia anticipata di estate, ma la Puglia, complice il bel tempo, non ha deluso le aspettative dei turisti, soprattutto stranieri, che con le loro preferenze hanno prodotto un'ascesa costante e di lungo periodo in termini di arrivi internazionali. Puglia che è anche tra le destinazioni più desiderate dai turisti italiani, assieme alla Sicilia e dopo la Toscana, confermando la validità delle scelte strategiche messe in campo da aziende e istituzioni che con un processo partecipativo rilanciano e guardano al futuro con Puglia 365. Un'attività costante di partecipazione e coinvolgimento a tavoli di lavoro operativi dai quali nasceranno una serie di proposte, nasceranno una serie di iniziative che andremo a finanziare, sulla quale andremo a costruire i bandi della nuova programmazione dei fondi comunitari per definire insieme agli operatori del settore, ai cittadini e alle associazioni di categoria qual è la prospettiva del turismo al 2025. Un percorso condiviso tra la Regione Puglia e gli operatori del settore che ha tra le priorità quella di incrementare i flussi turistici anche in bassa stagione, aumentando redditività e occupazione. Magari spalancando porte e finestre chiuse per troppo tempo e risvegliando l'Italia e la Puglia dei tesori nascosti, grazie a iniziative come quelle del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Impegnata da oltre 40 anni nella tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio d'arte, natura e paesaggio del bel paese, la Fondazione ha organizzato la 24esima edizione delle giornate FAI di primavera. 900 i luoghi aperti nel primo weekend in 380 città d'Italia. Record di visitatori da nord a sud, con picchi di presenze a Messina, Milano, Roma e Bari, dove oltre 7.000 persone si sono messe in coda per visitare il cantiere del Teatro Piccinni. Dal Gargano al Salento, la Puglia non si è sottratta all'appuntamento con la cultura. Non sono mai riuscita ad entrare e per fortuna oggi con questa bella iniziativa riesco finalmente a vederlo dopo 30 anni insomma. È bellissimo vedere come dei luoghi che magari sino a qualche anno fa erano dei luoghi dimenticati sono stati valorizzati ed è anche incredibile scoprire che in ogni paese, io parlo anche della Puglia perché sono pugliese, ci sia sempre un tesoro nascosto. Tra le tante attrattive a disposizione del pubblico, a Cerignola due delle cinque aziende agricole aperte in Italia per l'occasione, la Braschi e la Santo Stefano. A Biceglie, un palmento seicentesco appartenente a Villa Consiglio e la chiesa medievale di Santa Margherita, tra le vie della città. Ad Adelfia, il palazzo marchesale dei Bianchi d'Ottula. Nelle Cese l'abbazia di Santa Maria di Cerrate e Santa Maria dell'Alto, nella vicina Campi Salentina. Sei secoli di storia raccontati dall'ex convitto Palmieri, nel capoluogo barocco, sede storica dei Gesuiti. Circa 2.000 i visitatori che hanno scelto la Terza, nel Tarantino, in occasione dell'iniziativa. Il centro storico più visitato negli scorsi Puglia Open Days ha accolto, pugliesi e non, in un'atmosfera medievale, con musiche e danze in abiti d'epoca, che hanno fatto da cornice alla visita a siti di solito inaccessibili. È importante recuperare e valorizzare il patrimonio storico-artistico del nostro territorio, soprattutto metterlo a sistema in un percorso che sta abbracciando il territorio più vasto, la regione Puglia, ma anche la vicina Matera. La, 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 la.
Dalla cantina di Biasi alla cripta rupestre di Cristo Giudice, la terza ha reso fruibile a tutti autentici capolavori come la cantina spagnola, famosa per l'enigmatica commistione tra sacro e profano, che emerge dai dipinti e dai rilievi scolpiti nella roccia. O il MUMA, il Museo della Maiolica, ospitato nelle sale del Palazzo Marchesale, importante tassello di promozione culturale al centro di molteplici iniziative in programma. Proseguiremo nel prossimo aprile con le feste della Lipu, quindi tematiche prettamente ambientali, poi si continuerà col Touring Club e con l'Associazione Italiana delle Ceramiche in giugno. Un assaggio dell'offerta turistica Made in Puglia, che fa degli attrattori culturali e ambientali il vero volano dell'economia locale. In un affascinante teatro a cielo aperto che in contesti unici e ineguagliabili come quello di Castel del Monte, conferma la Puglia destinazione top per vacanzieri e amanti dell'arte. Nell'enigmatica architettura della dimora cara a Federico II di Svevia, fino al prossimo 15 novembre, turisti e appassionati potranno visitare la mostra Matematica e Bellezza, Fibonacci e il numero aureo, curata dal professor Antonino Zichichi. In esposizione le riproduzioni di capolavori di Botticelli, Giorgione, Giotto, Leonardo da Vinci e una planimetria di Castel del Monte, sulle quali è disegnato il famoso rapporto aureo teorizzato da Fibonacci, che detta le proporzioni necessarie affinché la bellezza diventi realtà.